Allora, vediamo le altre due categorie, famiglie di indicatori. La famiglia della qualità, quindi indicatori di qualità, ricordiamoci che gli indicatori di qualità sono di solito misurati sul prodotto, sul risultato, no, sull'output del nostro processo. Dico prodotto pensando in termini generali, ma magari il nostro processo è un pezzettino di un altro processo all'interno dell'azienda, quindi non è il prodotto finale dell'azienda, per intenderci, l'output del processo che stiamo considerando. E le tre grosse categorie di indicatori di qualità sono conformità, affidabilità e soddisfazione, dove la soddisfazione si intende da parte dell'utente che è destinatario di quell'output, quindi di chi dovrà utilizzare l'output che abbiamo prodotto. Allora, conformità, questi sono abbastanza diversi tra di loro, eh? La conformità indica quanto l'output che ho prodotto rispetti una certa serie di regole, norme, caratteristiche che lo rendono coerente, adeguato rispetto a quanto era stato richiesto. Può essere una conformità generale rispetto a delle norme che sono valide in generale, che prescindono da se sto, che so, spedendo un bene, questo deve essere imballato con l'indirizzo, la bolla di consegna, un imballo che non si apra durante il trasporto, eccetera, eccetera, e che arrivi possibilmente non distrutto, questo indipendentemente da che cosa sto trasportando. E poi in realtà c'è poi la conformità del prodotto vero e proprio, cioè ti ho ordinato un anello di 18 mm, tu me l'hai fatto di 19. Quindi conformità rispetto a quanto è stato richiesto. Quindi i livelli di conformità possono andare da quelli più generali a quelli poi più specifici e da un certo momento in avanti. Quindi generali valgono, se vogliamo, per tutta l'industria, il segmento industriale di cui stiamo parlando. Poi ci sono quelli specifici per la nostra azienda e poi ci sono quelli specifici per questo prodotto. Quindi bisogna sempre, ovviamente, dire qual è lo standard a cui ci riferiamo. Ma vedendolo in senso generale, il concetto di conformità mi dice, tu prendi in mano, o guarda, o osserva, perché magari è un servizio, non è un oggetto, l'output del tuo processo e dimmi se ha qualche cosa che non va, che non è come dovrebbe essere. È una caratteristica on-off. Mentre il costo, il tempo, le risorse impiegate, un po' di più, un po' di meno, sono di solito variabili che giocano nel continuo. La conformità è una variabile, o lo è o non lo è conforme, o lo accetto o lo butto via. Quindi rispetto a come è stato definito il servizio, cioè quali sono il tipo di servizi che devo offrire, questo che ho offerto è conforme? Ti ho detto che rispondevo entro 3 squilli. Ho risposto al terzo o al quarto? Era una caratteristica del servizio di call center che ti stavo offrendo. Può darsi che le mie azioni siano conformi o no. Oppure, più facile ovviamente da capire, sulla base di prodotti fisici. Abbiamo appena comprato 5 computer portatili, ce li hanno consegnati senza wifi. Non è una barzelletta. Perché non avevamo proprio scritto esplicitamente che lo volevamo col wifi. Ecco, questo probabilmente è una richiesta strana di avere un portatile col wifi, e quindi per rosicchiare sull'offerta, per farci il prezzo migliore, ci hanno tolto un pezzo. Non è poi proprio conforme. È chiaro che purtroppo ciò che gioca è rispetto alla descrizione del prodotto. Cioè, che cosa ti avevo chiesto io? Quello che mi hai dato è conforme a ciò che mi avevi dichiarato di consegnarmi? E questo è uno dei motivi per cui no, la precisione non è mai troppa.
E come lo misuro, questa conformità? Beh, tendenzialmente è una percentuale. Il numero di pezzi conformi o il numero di pezzi non conformi, dipende se voglio l'indicatore positivo o quello negativo, rispetto al numero totale di pezzi. Pezzi o erogazioni del servizio, di output in generale, no? Al denominatore ci sta il volume tendenzialmente di output e al numeratore ci sta la porzione del volume di output che è conforme, oppure che è non conforme, se vogliamo, no? Dipende quale delle due misure vogliamo prendere. Questo, diciamo così, indicativamente lo facciamo sull'uscita, sull'output finale. Ma potremmo anche fare una valutazione di conformità sull'ingresso. Voi mi dite, ma cosa ne frega? Perché vuoi fare la valutazione di conformità sull'ingresso? Se tanto non dipendono da te? In realtà dipende da me il fatto che io sappia che in ingresso mi arrivano degli input con una certa qualità. No? È vero che il mio processo non può farci nulla se i pezzi di ingresso o le informazioni in ingresso arrivano troppo di frequente sbagliate o incomplete, perché è un input, non agisco io. Però chiaramente il modo di lavorare del mio processo è influenzato dal tipo di input che ho. Se avessi un input che è di sicuro perfetto per definizione, potrei evitare magari delle fasi di controllo dell'input. Quello che in campo manifatturiero si chiama l'incoming inspection, cioè mi arrivano i pezzi, come prima cosa devo fare, devo aprirli, guardarli, misurarli e valutare se vanno bene, prima di accettarli o come fase di accettazione. Idem sul processo informativo, mi arriva una richiesta, un modulo dell'informazione, andiamo a vedere se sono complete, se sono corrette, se sono pertinenti. Poi dopo le elaboriamo, ma prima, anche qui possono esserci delle richieste o degli input non conformi. Allora, un indicatore sicuramente è la percentuale di ingressi non conformi che mi arrivano dall'esterno. Io posso benissimo dire, guarda che il mio processo può lavorare, potrebbe lavorare meglio se l'input arrivasse più pulito. Ovviamente è un'informazione che va gestita non tanto a livello del processo, del manager che si occupa di quel processo, ma del livello superiore. No? Quindi andare a pescare chi si occupa del processo a monte. Oppure se scopro che proprio quella difettosità di ingresso non la posso eliminare, tenerne conto a livello del processo mio. Avrà un costo gestire queste difettosità. Vabbè, poi ovviamente se il processo è complesso potrei anche andare a fare dei check intermedi di conformità. Solo un commento ancora sulla difettosità in uscita, cioè il numero di pezzi non conformi in uscita. Io ho due momenti in cui posso accorgermi che un pezzo o un servizio che ho erogato o un pezzo che ho prodotto non è conforme. Cioè, o me ne accorgo io in fase di erogazione, di collaudo finale, prima di consegnare, o se ne accorge il cliente, barra utente, barra utilizzatore, quando cercherà di utilizzare il servizio, di utilizzare il prodotto, di verificarlo. Magari se ne accorge subito, magari se ne accorge dopo un mese. È evidente che più passa il tempo, più costa una non conformità. Nel senso che se mi accorgo io che ho un componente difettoso, lo fermo e non lo vendo neppure. Se va al cliente e deve farmi un reso, io poi dovrò in urgenza creare una sostituzione. Se oltre che un cliente va altri 100 perché ha un difetto nel processo di produzione che mi crea a produrre un numero elevato di prodotti non conformi, pensate cosa succede con le auto, fanno le campagne di richiamo. Fare una campagna di richiamo ti mangia l'utile di una stagione intera.
oltre che al danno d'immagine. In termini di indicatore di KPI, ricordiamoci che il KPI deve essere misurabile. Allora, di effettività in uscita la posso misurare se ho un processo di collaudo che abbia una buona affidabilità. Oppure posso misurare la difettosità riportata dal cliente, che però è una misura che dal punto di vista della timeliness arriverà molto tardi, quindi magari mi arriva troppo tardi affinché possa agire, no? Questo è un esempio di quello che dicevamo prima. Magari risparmio sul collaudo, allora vuol dire che io non so qual è la conformità mia in uscita, perché non ho voluto collaudare, ho detto beh li vendo, magari li vendo a un prezzo stracciato, no? Pensate alle bancarelle cinesi, c'è di tutto, prezzo stracciato, andate a Porta Palazzo, trovate di tutto. Sapete nel momento in cui l'ho comprato che magari non funziona, o non funziona bene, ma sapete anche che se per caso non funziona bene lo prendete e lo buttate via, non potete lamentarvi con nessuno. È un modello, è una scelta, per carità. Riduco dei costi, accetto una difettosità maggiore, una non conformità maggiore. Se invece ho, diciamo così, dei commitment negli impegni rispetto all'utente finale, è sempre bene che questo indicatore lo vada a misurare internamente, poi magari ho anche la misura esterna, cioè il numero dei reclami per non conformità, e poi li vado a confrontare, questi due indicatori. Cioè quanti ne ho fermati io prima, quanti ne ho trovati io, quanti ne ho trovati il cliente, se il cliente sta cercando di fregarmi, o se sono io che sto peggiorando il processo, e cose di questo genere. Quindi anche qua sono vari punti a cui si può misurare la conformità. La misura è quasi sempre però invariabilmente una percentuale, o parti per milione, o parti per cento, o parti per mille, insomma, ma è questo rapporto qui, dipende solamente come definiamo gli item e dove lo andiamo a misurare. Poi la seconda grossa famiglia è l'affidabilità, reliability. L'affidabilità, per definizione, se aprite il dizionario, vi dice che l'affidabilità di un prodotto, o di un sistema, o di un servizio, è la probabilità che ad un certo tempo assegnato T, il prodotto o sistema o servizio funzioni come previsto, quindi nell'ambito delle sue specifiche. Allora, noi partiamo da un prodotto che in origine è conforme, quindi rispetta le sue specifiche, al tempo zero. Perché se già non funziona all'inizio è inutile parlare di affidabilità. Quindi al tempo zero il prodotto funziona. Poi passano i giorni. Probabilmente tra 100.000 anni quel prodotto non funzionerà più, quel servizio non sarà più erogato, quel sistema è andato a pezzi. Ok. Tra 0 e 100.000 anni. Qual è l'intervallo di tempo per il quale il sistema o il servizio o il prodotto continua a funzionare secondo quanto previsto? Essendo fatto di parti fisiche, qualunque sistema, qualunque servizio è soggetto a degradazione, al degradarsi, non so bene come, che sostantivo usare. E quindi prima o poi qualche cosa smetterà di funzionare o comincerà a funzionare in modo non più perfetto. Qui non parliamo di manutenzione, non parliamo della stampante a cui è finito il toner. Quello è normale, fa parte del funzionamento secondo le specifiche. Stampa quante pagine, quanto permette il toner, poi devi cambiarlo. È una materia prima quella, un consumable. Non è una, qui parliamo di failure, no? Il sistema smette di funzionare secondo le specifiche, quindi anche se gli metto il toner, anche se gli metto la carta, lui non stampa. Allora, qui ci sono delle sigle strane, che però magari avete già sentito, che indicano quali tipi di intervalli di tempo misuriamo, perché l'affidabilità
probabilità che il prodotto funzioni in funzione del tempo. Allora, questa, se guardiamo la definizione, dovrei dare la distribuzione di probabilità. Cioè, al tempo 0 100%, al tempo 100.000 anni è sicuramente 0, e poi decrescerà in qualche modo questa probabilità. Di sicuro non cresce. In realtà, per molti sistemi, soprattutto i sistemi, conosco un po' di più i sistemi elettronici, hanno una curva che è di questo genere. Se questo è il tempo e questa è la probabilità che funzioni correttamente, partiamo da 1, arriviamo ovviamente asintoticamente a 0 e abbiamo un momento, una curva di questo genere, in cui c'è quella, la chiamiamo la mortalità infantile. Ci sono dei sistemi che tendono a guastarsi subito, per una serie di difetti interni, collegamenti, componenti non perfetti, eccetera. Per cui magari al collaudo funzionano e una settimana dopo, un mese dopo, smettono di funzionare. Ma se poi passano questo momento, allora diciamo così, la probabilità che funzioni, se è durato un mese, è più probabile che duri un anno o due. No? Quindi ci sono dei momenti, ma ovviamente questo poi dipende dal tipo di oggetto o di servizio, insomma. C'è un andamento per questa probabilità. È chiaro che chi fa qualità lavora su queste curve, sono il suo pane quotidiano. Ma noi non possiamo dare al manager del mio sistema informativo queste curve qua e 12 parametri statistici che le descrivono. No? Beh, se no lui si sente... non si sente manager se deve studiare i dati e le curve. E allora diamo un numero più facile da leggere, il valore medio di questa distribuzione. In questo caso si parla di MTTF, Median Time to Failure. Qual è il tempo, questa è una distribuzione del tempo, della variabile aleatoria tempo, tempo per cui si guasti. La probabilità è diversa, e quindi io faccio la media del valore del tempo moltiplicata per il differenziale di probabilità che ho nei vari, no, istanti di tempo. Quindi la media di una distribuzione continua mi dà un valore, tempo medio, e di t lo scrivevamo, quando si faceva probabilità, il valore medio del tempo in cui mi posso attendere un guasto. Poi a volte lo do questo valore medio al netto della mortalità infantile, non a conto, vabbè, partiamo un attimo dopo, tanto quella lì rimane in garanzia. No? Addirittura molte aziende hanno delle procedure apposta, separate, per il cosiddetto dead on arrival, no? Una procedura DOA, dead on arrival, è morto all'arrivo. Cioè, quando è arrivato era già morto. A me un paio di volte è successo comprando materiale di server e cose del genere. Arriva, lo disimballi, non parte. Ma lì, il giorno dopo te lo sostituiscono quasi, no? Quando ci sono aziende serie. Quindi dipende un po' come viene, sempre qua, come viene calcolata questa media. Ma al di là di questo dettaglio, l'MTTF è il valore atteso della variabile tempo prima, to failure, fino al primo guasto. Da quando è nuovo a quando si guasta. O da quando so che funziona a quando smette di funzionare. Quindi ci sono dei sistemi che hanno un MTTF, scusate, magari di, non so, pensate a un hard disk, di solito è sui 3 anni. Tot, di solito vengono definiti in numero, ad esempio per gli oggetti fisici, il numero di ore di utilizzo, o il numero di attivazioni, no? Una serratura, un cancello, no? Un apriporta, un automatismo, una meccanizzazione, dice ok, è una... vita media, a volte lo chiamano anche così, di
10.000 attivazioni. La cerniera di un cassetto, insomma, tutte componenti il cui, magari se sei fortunato dura di più, il doppio, il triplo, 10 volte tanto, se sei sfortunato muore prima. Quello è un valore medio. E per i dispositivi che non si possono riparare, questa è l'unica misura che ho. È morto, boh, lo cambio. Ha smesso di funzionare, ne prendo un altro. Se invece i dispositivi, componenti, si possono riparare, allora mi posso chiedere, una volta che è fallito il dispositivo, si è guastato, quanto tempo spendo per poterlo rimettere in servizio? Allora lì ho un medium time to repair. Medium time to repair è di nuovo una distribuzione di tempo che ci vuole per riparare il malfunzionamento. Quindi interviene la distribuzione temporale dal momento in cui avviene il guasto al momento in cui viene ripristinata l'operatività. Dipende. Se si tratta di sostituire un hard disk che si è rotto con uno nuovo, quello lì sarà 30 secondi più 12 ore, perché magari ovviamente si rompe appena sei andato a casa e tu non te ne accorgi fino al mattino dopo, non hai una persona che torna lì fino al mattino dopo, quindi in media sono 12 ore, oppure decido di avere un'assistenza H24, allora sono 5 minuti. Più 2 mesi, se non hai il pezzo di ricambio lì devi ordinarlo, oppure 1 minuto se devi andare a prenderlo nell'armadio. Qui ovviamente il processo di riparazione ce lo gestiamo noi. Se lavoriamo a livello di componente ovviamente c'è sempre un tempo di fisico o di sostituzione o di riparazione. Se ragioniamo a livello di sistema, un sistema affidabile è un sistema in cui la MTTR è zero. Ma proprio 0,0 non potrà esserlo mai, perché ci sono alcuni tipi di malfunzionamenti che non riesco a tollerare. Ma un sistema, per esempio dell'hard disk, io dovrò poter, la tecnologia c'è, se si rompe un hard disk sostituirlo a caldo. Lo estraggo, ne metto un altro dentro, il sistema continua a funzionare, perché tanto i dati sono replicati su più dischi in parallelo in modo ridondante. Quindi il componente, a livello di componente, ho un tempo di riparazione che, insomma, mettiamo, può essere magari appunto 10 minuti per sostituirlo, più 4 ore che è il tempo di replicazione dei dati, perché lui si ricostruisca dei dati coerenti, perché quando lo inserisco ovviamente è vuoto. Però a livello di sistema, zero, nel senso, addirittura non lo conto neanche come failure a livello di sistema, perché il sistema non si è interrotto. Quindi il tempo di repair è zero e il failure, il time to failure non c'è stato, quindi la curva addirittura rimane alta. La combinazione di questi due fattori è il cosiddetto MTBF, Medium Time Between Failure. Questa è una misura normalmente che prendiamo a livello di sistema, o nel caso in cui il componente si possa riparare, che però è sempre più raro al giorno d'oggi, cioè il tempo che passa tra un problema e un altro, che a livello di sistema non è detto che sia sempre lo stesso problema, no? Magari una volta va male una cosa, l'altra volta si brucia un alimentatore, la volta dopo si stacca internet, eccetera, eccetera. Allora, qual è il tempo che deve passare da una sfiga a quella successiva, detto in termini tecnici? No? È l'inverso della frequenza di attesa di guasto. Ovviamente comprende sia il tempo in cui il sistema funziona correttamente, sia il tempo in cui il sistema è in fase di riparazione, di ripristino, eccetera. Allora, questo è un altro indicatore. È difficile da misurare,
Perché è una media su una probabilità, su una distribuzione di probabilità nel tempo. Cioè non è che posso mettere lì un sensore, una bilancia che mi misura l'MTTF. E lo posso fare andando a raccogliere i dati statistici di che cosa è successo lungo un certo intervallo di tempo e poi fare le medie. Quindi questo è un tipico esempio di un indicatore che la cui timeliness non può essere breve. Deve essere per forza lunga, proprio per la natura dell'indicatore, ha una natura statistica, quindi fino a quando non lo osservo per un certo intervallo di tempo non posso dire nulla. Ah, oggi non si è rotto niente. Che vuol dire? Ieri si sono rotte tre cose contemporaneamente. Cosa vuol dire? Niente. È come quelli che dicono oggi nevica, quindi non c'è riscaldamento globale, cioè non sono due cose completamente diverse. Una misura puntuale non ti dà nessuna indicazione su una quantità statistica, sulla tendenza statistica di un fenomeno. No? E quindi nel momento che lo voglio misurare devo raccogliere una serie di dati e poi elaborarle su intervalli di tempo lunghi. Lunghi può essere mesi o anni, sicuramente non giorni. Vabbè, l'ultimo è il più soft degli indicatori di qualità, che è la soddisfazione dell'utente o del cliente o dell'utilizzatore o del destinatario del servizio o del bene di quello che stiamo facendo in questo processo. Come faccio a misurarlo di nuovo? E lo misuro o con degli strumenti ad hoc, se ho tanto tempo, relativamente pochi utenti e buone risorse a disposizione, posso pensare di organizzare delle interviste, interviste a campione. A volte succede, no? Fate una chiamata a un call center e poi il giorno dopo vi arriva o il messaggio, oppure la mail, oppure la telefonata, che dice per favore dai un voto da 1 a 10 alla telefonata che hai fatto ieri al call center. Questo sta più di sondaggio o questionario, a volte invece può essere proprio un'intervista, qualcuno che ti parla. Molto spesso per ragioni di economicità e anche di facilità di elaborazione dei dati, anche le interviste sono interviste molto strutturate, cioè sono questionari fatti a voce. Cioè tu devi dare delle risposte a domande predefinite. Mentre invece quando si parla di intervista si intende proprio una cosa più aperta. Raccontami, no? Dimmi le tue impressioni. Ovviamente questo è molto più costoso, impegnativo e anche più difficile poi da quantificare. Mi ha parlato per mezz'ora, ma alla fine cosa mi ha detto? Che è soddisfatto o no? Come faccio a inquadrarlo? Allora, l'oggettività in qualche modo sacrifica un pochino la versatilità. E quindi di solito sono misure di tipo qualitativo, in cui in qualche modo quasi tutti i processi cercano di raccogliere. L'esempio delle app che facevamo prima, quando la scarichi ti chiede di mettere, ogni tanto ti rompe le scatole, ma ti sei ricordato di mettere le stellette? 1, 2, 5. Che ne so, mi viene in mente il Kindle, quando finisci di leggere un libro, ti dice metti le stellette di quanto ti è piaciuto questo libro. Sono tutti dei meccanismi, delle attività, parlando in termini di UML, sono delle attività legate a un processo che di per sé non sono indispensabili all'erogazione del processo. Cioè io il libro ho già finito di leggerlo. Ma il processo lo faccio un pochino più complicato, aggiungo dei passi in più, per raccogliere questo indicatore, o un surrogato del vero indicatore, perché la vera soddisfazione dell'utente non ce l'ho. Ho un surrogato, una misura che in qualche modo forse me la indica, tendenzialmente. La stessa cosa, in qualche modo, sono i vostri questionari della didattica. Alla fine la maggior parte dei questionari servono per raccogliere questo tipo di informazione. Cioè, qual è stata l'impressione sul servizio, anche questa è una
entità multidimensionale, cioè cosa, la velocità, il tempo, la qualità, eccetera, dipende da che cosa ti chiedo, ma quanto sei stato soddisfatto dei vari attributi del servizio o del prodotto che ti ho erogato. Questa è la, forse la parte che deve in qualche modo modificare il processo per essere raccolto. Cioè un processo che sia centrato sull'erogazione di solito non ti lascia indicazioni sulla satisfaction. A meno di non prendere in modo molto molto indiretto, cioè il numero di chiamate all'help desk successive, però diventa molto poi difficile da correlare. Quindi in qualche modo se io so che vorrò utilizzare un indicatore di questo genere, a livello di processo devo già immaginarmi come fare a raccogliere quei dati. Vale per tutto, eh? Però questo in particolare è evidente perché normalmente non ci si pensa, mentre invece nel processo lo devo pensare prima. Come e quando raccogliere questi dati, altrimenti non li avrò. Vabbè, qui come al solito c'è la solita tabellina che riassume grosso modo ciò che ci siamo detti. A livello di input, a livello interno, a livello di output, i tre tipi di indicatori di qualità che sono la conformità, l'affidabilità e la soddisfazione. Quindi misurate su, anche qua parlavamo di items in generale, parliamo di prodotto sistema, parlavamo di soddisfazione, di che cosa? Di ciò che è in input, del processo, dell'output. Parlando di qualità, il focus principale ovviamente è sull'output, però di alcune cose, soprattutto anche sull'affidabilità, ha anche senso il processo, e sulla conformità ha anche senso l'input. Per il resto sono le misure che abbiamo grosso modo detto, che sia che le parliamo come rapporto di pezzi, sia come costo unitario di un pezzo rifiutato, o in questo caso rilavorato perché me ne accorgo prima di spedirlo, dipende come lo esprimo. E, vabbè, qui c'è solito sempre l'esercizio dell'hotel, e poi ci sono i KPI, la terza famiglia, o la quarta se contiamo anche i generali, che sono i KPI di servizio. Allora, ricordiamoci la figura all'inizio, quelli di servizio sono quelli che insistono sul processo, scusate, sulla relazione tra input e output. E quindi, qual è la relazione tra l'input e l'output? La prima, la più facile, è il tempo. Quando ti ho dato un input, una richiesta, quanto tempo dopo è arrivata la risposta? E questo tempo normalmente è la somma di due tempi. Un tempo in cui io effettivamente sto lavorando sulla tua richiesta. Che quindi è il punto di vista del fornitore, del tempo che ci mette. A cui però si possono sommare dei tempi morti. Tempo morto tendenzialmente all'inizio. Cioè da quando fai la richiesta a quando la prendo in carico, c'è un tempo morto, in cui la richiesta giace da qualche parte. Per te il tempo sta già passando, perché la richiesta l'hai già fatta, ma il fornitore non l'ha ancora preso in carico. Quando vai in gastronomia e prendi il numerino, inizia a contare il tempo. Poi c'è un tempo che si chiama tempo di lead, no? Che mi porta al servizio, il tempo in cui vengo portato al servizio ma non sono ancora in servizio, non sono ancora servito. Poi a un certo punto verrà il mio numero, mi serviranno, allora quello è il tempo di servizio vero e proprio, il tempo di risposta vero e proprio.
La risposta ovviamente dipende, entrambi dipendono ovviamente dall'efficienza dell'operatore. Però si tratta di capire appunto da quale punto di vista vediamo il tempo di risposta. Tempo di risposta da quando arriva, da quando la richiesta viene, inizia l'elaborazione, entra nel processo, o da quando la richiesta è arrivata alle porte del processo, per così dire. È rimasta in coda. Ogni qualvolta c'è una coda di richieste o di oggetti, anche di oggetti fisici, pensate a una catena di montaggio in cui a un certo punto ci sono dei buffer per cui i pezzi prodotti vengono stoccati per un certo periodo in attesa di essere, diciamo così, utilizzati per la lavorazione successiva. Quelli sono tempi di lead, tempi morti. Lead vuol dire portare a, no? Che portano poi al servizio, ma non sono ancora servizio. Di solito parlano di lead in time e trailing time, tempo iniziale, il tempo e la coda. E in mezzo c'è il servizio. La coda qua è sempre zero. Una volta che il servizio è finito, oggi non è che tieni la roba lì ferma. Però il lead in time può essere anche significativo. Allora, questa è la relazione più semplice. Richiesta di servizio, inizio dell'erogazione del servizio, inizio della lavorazione del servizio, scusatemi, consegna del servizio, termine del processo. Quindi ho il lead time, che è il primo intervallo di tempo, e il service time o response time, che è il secondo intervallo di tempo, da quando inizio a quando termino. Ovviamente, mentre il tempo di servizio tende a essere costante, dipende un po' dal servizio ovviamente, ma alla fine ha dato una richiesta a un certo tempo di lavorazione. Quindi è più un problema di efficienza interna. Invece il lead time dipende anche molto dal volume di richiesta. Ci sono dei periodi in cui magari ho un picco di richieste, per cui internamente il servizio, il processo, pur lavorando alla massima produttività, non riesce a stare dietro al volume di richieste, che magari è più alto rispetto alla media del resto dell'anno. Allora cosa succede? Non può, ovviamente il tempo di risposta, il tempo di servizio non cambia. Il tempo di servizio è la richiesta da quando la prendo in mano a quando la consegno. Ciò che cambia è la lunghezza della coda. Ho una coda più lunga e quindi un tempo di attesa maggiore. È sempre il diavolo che ci mette lo zampino, perché nei momenti in cui avrei più clienti li servo peggio. Ho dei tempi di attesa maggiore. L'unico modo per venire incontro a questo è lavorare molto sulla flessibilità. Cioè avere i processi che in termini di risorse possono scalare molto rapidamente. Pensate, banalità, ai contratti stagionali. No, il ristorante, la pizzeria, al mare, in cui per 8 mesi all'anno vanno 2 persone alla settimana, nell'altra stagione invece ha 50 persone a sera. E se dovesse fare con un personale costante tutto l'anno, o il personale sarebbe troppo basso per soddisfare il picco estivo, o sarebbe troppo alto e la farebbe fallire perché non sosterrebbe i costi di personale improduttivo. Allora deve avere i servizi che scalano col volume di richiesta. Il campo tecnologico, il grosso interesse per il cosiddetto cloud computing è proprio questo. Non tanto che il server gestisce qualcuno da qualche altra parte, il fatto che se tu hai bisogno di volumi maggiori, puoi ottenerli in tempo praticamente nullo. E invece quando non hai bisogno di volumi, puoi non pagarli. Poi c'è la seconda misura, che è un po' più strana, qui parli di timeliness, tempestività, se potremmo tradurlo, e dice qual è, si misura, misurando la differenza tra il lead time effettivo e il lead time nominale. Cioè io posso avere dei servizi per cui ho un lead time
nominale, dichiarato e accettato. L'esempio che facevo prima, il call center che risponde al terzo squillo. Allora, tre squilli sono, non so, 20 secondi, che sono un lead time che io accetto, lo conosco. Poi a volte il lead time non è dichiarato, non entra nella pubblicità, ma comunque l'erogatore del servizio deve conoscerlo. Un conto però è ciò che prometto, un conto è ciò che riesco ad erogare. Per cui, come sempre, come tutti questi indicatori, gli estremi sono sempre il male. Mettere, ah, io voglio un lead time uguale a zero è impossibile. O ho risorse infinite o non riuscirò mai a non far aspettare mai nessuno. Quindi il lead time c'è. Pianifico quello che voglio avere. Poi tengo sotto controllo se il lead time effettivamente erogato è uguale a quello pianificato, a quello atteso. Allora, questa è la differenza che mi interessa, anche. Oltre al lead time in assoluto. E quindi sono le misure legate a questa differenza. Quindi faccio la tara rispetto a ciò che comunque avevo previsto, o il livello di servizio che ritengo accettabile, e vado a vedere quei casi in cui l'effettivo ritardo nella presa in carico è maggiore rispetto a quanto avevo pianificato, quanto avevo previsto, quanto contrattualmente magari avevo promesso. Quindi, questo ritardo lo posso quantificare, misurare, ad esempio, con due tipi di statistiche. O la media, quindi in media il ritardo extra, no, quando questa situazione è positiva, quando è negativa mi va bene, quindi non lo calcolo. Ma quando è positiva, quando ho un ritardo, qual è la media di questi ritardi? Se è di 20 secondi, vabbè. Oppure la frequenza con cui ciò accade. Tra tutti, sto pensando a livello di servizio delle ferrovie. Nei contratti di servizio c'è una clausola che dice che non più del X%, diciamo un numero a caso, 5% dei treni arriverà con un ritardo superiore ai 5 minuti. Cosa ho definito lì? Ho definito che il tempo di lead nominale è 5 minuti. Cioè, se c'è un ritardo nell'attesa dell'erogazione del servizio, l'erogazione del servizio in quel caso è poter salire sul treno, o che il treno parta, dopo che sei salito. Che un'attesa inferiore a 5 minuti la comprendiamo in un lead time nominale. Quelli che sono maggiori di 5 minuti invece li conto. E posso contare la media dei ritardi superiori ai 5 minuti oppure il numero di treni o di fermate, poi dipende lì come lo calcolo, che ha superato questo ritardo accettabile, accettato dei 5 minuti. Come numero, ma in realtà questo numero ha più senso sempre come percentuale, cioè rispetto al volume di servizio. Quindi in certo senso filtro la parte bassa, il rumore, un po' di fluttuazione nel ritardo c'è sempre. Definisco qual è il ritardo accettabile e comincio a preoccuparmi quando comincio a superare questo ritardo accettabile. Ovviamente, quale delle due convenga dipende da come lavoro. Se sforo tanto, tanto di frequente, ma sempre di poco tempo, beh, mi conviene dare la media. Se invece sforo raramente, ma quando sforo, sforo di mezz'ora, un'ora, 2 giorni, allora mi conviene dare il numero, la frequenza. In realtà per avere la verità dovrei avere la distribuzione statistica. Questi non sono altro che indicatori di sintesi sulla distribuzione statistica vera e propria, per cui magari è meglio avere tutti e due, e dalla combinazione dei due riesci a capire effettivamente cosa sta succedendo. E questi indicatori di servizio, proprio perché sono di servizio, molto spesso fanno parte dei contratti di servizio. Quando fate un contratto per un servizio, si indicano proprio, nero su bianco, i livelli di servizio, a volte li chiamano gli SLA, no? Service Level Agreement, un accordo sul livello di servizio.
Quindi questi due sono i tempi. Il terzo invece è legato più alla qualità, in certo senso, cioè al perfetto soddisfacimento delle richieste. Quello che viene chiamato il perfect order, gli ordini perfetti, ossia serviti in modo perfetto. Perfetto nei tempi, perfetto nella qualità, ineccepibile. E questo ovviamente è una percentuale che se fossimo tutti perfetti potrebbe essere il 100%, ma poi non lo sarà ovviamente. E quindi gli ordini che non sono perfetti saranno quelli che sono soggetti a una sostituzione, a un'assistenza, a un reso, a una rilavorazione, o semplicemente a un malcontento da parte dell'utilizzatore, perché ci sono alcuni tipi di processi che non sono ripetibili. No, se io vado alla posta per fare un versamento e la macchinetta non funziona, devo ritornare un'altra volta. Quindi quel servizio non è stato erogato in quel momento. Non è che è stato erogato male. L'ultimo, qui cominciamo ad andare verso quelli un pochino più di nicchia, la flessibilità è un livello di servizio. Il fatto che un ordine possa essere modificato in qualche modo. Quanti sono gli ordini modificati? Quante modifiche richieste riesco a soddisfare? In termini numerici o in termini di valore? E questo tenete presente che di solito cozza con il time. No, mi era capitato una volta di ordinare delle stampe di fotografie online, in uno dei tanti siti, carichi le foto, piazzi l'ordine, poi 30 secondi dopo ho trovato una foto migliore di una che invece avevo fatto stampare, allora ho provato a chiedere: posso modificare l'ordine che ho appena inviato 30 secondi fa, togliere quella foto e mettere quest'altra? E in quel caso, con quel servizio, la risposta è stata no. No, perché noi iniziamo la lavorazione in modo totalmente automatico nel momento stesso in cui riceviamo l'ordine. Non c'è una persona che in quei 30 secondi lì magari non è che ha iniziato proprio a farlo, no? Ma va in automatico direttamente sulle macchine di stampa. Quindi nel momento in cui l'ordine è confermato, il lead time per mantenerlo uguale, non a zero, perché magari c'era in coda qualche altra stampa davanti, non lo so, però per mantenere il lead time al minimo hanno dovuto rendere zero la flessibilità. Non ti va bene? Pazienza. No. Se vuoi ordina pure l'altro, ma quello là non lo puoi modificare, ormai l'ha ordinato. Quindi sta a noi ovviamente capire, in funzione del tipo di servizio che abbiamo, di lavorazione, se è possibile intervenire entro quale tempo, entro quale entità, entro quale margine di modifica. È chiaro che ci sono servizi come lo stampo di una foto che sono talmente ben definiti che margine di modifica ce n'è di meno. Se io ho un processo che è lo sviluppo di un software, un processo già molto più lungo, la cui l'input è molto anche più indeterminato, allora necessariamente dovranno esserci delle modifiche da gestire. E quindi questo ha a che vedere sempre, ricordiamoci, siamo sotto etichetta servizio, relazione tra input ed output. Quindi se questa relazione può essere modificata in corso d'opera o no e a che livello. Questo magari lo riprendiamo più avanti. Ecco, io volevo solo a questo punto entrare un pochino di più sul piano operativo dicendo, va bene, abbiamo fatto questo inquadramento generale che ci dà i tipi di domande che possiamo fare al nostro processo.
I tipi di indicatori che possiamo estrarre. Oh, questo non ci vieta dall'inventarsene uno diverso domani, più adatto al nostro processo. Però spesso alla fine andiamo a ricadere in una di queste aree, quindi ragionarci all'inizio ci permette già di sapere quali domande farci. Dopodiché, al netto di questa classificazione, cosa vuol dire definire un KPI? Definire un KPI di fatto significa definire queste sei informazioni, che adesso scordiamo insieme. Quindi, la definizione di KPI significa innanzitutto selezionare quali processi vogliamo monitorare. La P di KPI è proprio process. Se non so quali sono i processi, non posso dire nulla. Poi di ciascun processo definisco questi KPI e ne do le caratteristiche, questo che qua è chiamato il profilo, e delle qualifiche aggiuntive. Adesso andiamo un passo per volta. Allora, il primo passo dice selezionare i processi. Queste sigle che sono indicate qua sono tecniche di formalizzazione dei processi o di descrizione dei processi. In alcuni casi anche, allora, nel nostro ambito, no? L'ambito di questo corso, i processi già noi li conosciamo, perché abbiamo previsto proprio una fase di modellazione di processo. Quindi quando i processi già li abbiamo, usiamo quelli che abbiamo modellato. Nel caso in cui i processi non li abbiamo, si può fare riferimento a dei processi più o meno standardizzati, che per i vari settori industriali, le varie associazioni di settore, magari hanno definito. Queste sigle qua fanno riferimento ad alcuni di questi, no? Non entriamo nello specifico perché nel nostro caso i processi li abbiamo belli che espliciti nei nostri diagrammi di attività. Quindi, preso un processo, o il processo, o i processi che ci interessano, definiamo i KPI cercando di farli ricadere, cercando di, ma non obbligatoriamente, in queste quattro categorie, che sono quelle che conosciamo. E anche qui, come abbiamo fatto per i casi d'uso, per comodità nostra definiamo dei template, dei modelli standard, no? Tanto per non dimenticare dei pezzi, con cui descrivere il KPI. E che cosa inseriamo in questa descrizione? Beh, queste sono le informazioni essenziali, che permettono di capire in modo non ambiguo e completo cos'è quell'indicatore. Se quell'indicatore dice 7, che cos'è quel 7? Che cosa rappresenta? Beh, nome è facile. L'obiettivo, che cosa voglio misurare? A che cosa serve? Ricordate la R di relevance. È rilevante al processo. Perché? Cosa mi dice? Poi, forse il più importante, come ha calcolato? È il rapporto tra queste due quantità? È il prodotto di questo, la sommatoria di? È il numero di volte che c'è un valore maggiore di? È una determinata misura statistica, che ne so, una mediana, una moda su un indicatore qualitativo? Qui dentro ci sta tutto ciò che avevamo studiato prima. La formula per calcolarlo, l'unità di misura in cui è espresso, ed eventualmente, quindi cosa sono? Euro al giorno? Milioni di euro all'anno? Centesimi al secondo? Per dire tutte le unità di misura confrontabili. Il tipo di scala, che sono le cinque che abbiamo conosciuto, no? Nominale, ordinale, intervallo, rapporto,
è assoluto, che è legato ovviamente. Questi qua vanno insieme. Questi tre punti in realtà sono la stessa cosa. Definiscono la misura. Dove la misura ovviamente è quasi sempre, visto che parliamo di KPI, una combinazione di una misura grezza, puntuale, di basso livello, e un operatore statistico applicato su questa misura. Una delle domande che avete nei vostri questionari è la puntualità, no? Del docente. Il docente è puntuale nell'eseguire le lezioni? La risposta non può essere un file con l'orario di inizio di tutte le lezioni, l'orario di fine di tutte le lezioni. Quello non è un indicatore, sono i dati. Da questi dati, che poi sono difficili, impossibili da analizzare, come faccio a estrarre un indicatore? Allora posso decidere, che ne so, ragionamento del lead time. Quante lezioni ha iniziato con un ritardo maggiore di 10-15 minuti, decidiamo quanto è accettabile. Oppure qual è il ritardo medio in cui ha iniziato? Oppure qual è il numero di volte in cui ha finito proprio al pelo o finito troppo tardi? Oppure più grave ancora, quali sono le lezioni che ha saltato completamente? Speriamo sia zero, senza avvisare. Quindi sempre, ci sarà sempre un'operazione di aggregazione, di soglia, conta quelli che sono maggiore di, conta quelli che sono minore di, fai una media, fai una mediana, fai un rapporto, fai una percentuale, perché vogliamo un numero alla fine, non 100 numeri. E l'altra cosa è che, visto che faccio questa operazione di aggregazione, devo definire con molta precisione qual è l'insieme su cui faccio l'aggregazione. Le lezioni del mese, quelle dell'anno accademico, quelle dell'anno solare, se lui ha tre corsi di tutti e tre i corsi insieme oppure lo preparo separatamente per ciascuno. Quindi la definizione della base statistica, dell'insieme su cui faccio le misure, è un insieme temporale e spaziale, cioè da A, quale intervallo di tempo e quale insieme di token, di richieste, sto osservando. Questa è la parte più critica, definirlo bene. L'interpretazione mi dice quando è che devo essere contento. Sono contento se è più alto o sono contento se è più basso? Sono contento se è positivo o se è negativo, se è maggiore di 0, di 3 o minore di 2? Cioè come leggere quel dato? 7, se è una percentuale, può essere basso, se è una scala da 1 a 10, può essere alto. Poi che basso o alto voglia dire bene o male, non lo so. Perché se 7 è una percentuale, un 7% di errori, può essere fin troppo alto. Se è un 7% di pezzi buoni, è tragico. Quindi qualcosa che mi aiuti a leggere quel numero. Perché altrimenti è un numero nudo. E poi ovviamente accertarmi di sapere da dove provengono i dati. Se io dico faccio la sommatoria dei valori, dei rapporti, di dati presi in un certo momento, no? C'era una puntualità prima. Dove ce l'ho i dati di puntualità? Come faccio a sapere che ora uno inizia e che ora uno finisce? Ce l'ho questa misura? No. E infatti a voi lo fanno come una domanda puramente qualitativa, quando potrebbe essere invece valutato in modo più quantitativo. Io poi sono masochista perché avendo le registrazioni, avendo io sempre l'orologio in sovrimpressione, se uno va a vedersi il video purtroppo capisce, se ha voglia proprio di perdere, se non ha niente di meglio da fare, può capire esattamente l'inizio e la fine. Quindi in questo caso una misura sarebbe possibile anche se molto costosa e molto noiosa, ma in generale non è qualcosa che possiamo misurare. Non abbiamo i dati, cioè devi farmi vedere
nel tuo activity diagram puntarmi il dito e dire quel dato lo prendo da lì, quell'attività lì mi fa quel dato, mi crea quel dato, me lo intercetta, me lo salva, me lo misura. Ma devo averlo nel processo, perché i dati non arrivano da soli, li devo andare a prendere. E poi curare, amare bene uno a uno, se voglio che il risultato abbia senso. Quindi devo sapere dove prenderlo, quando, quale precisione, quale affidabilità, se lo faccio per, a tappeto o a campione. Se no tutto il resto del castello, se non ho le basi che sono la raccolta dei dati, non esiste. E qui ovviamente dipende se ragioniamo top down o bottom up. Se top down qualcuno decide mi servono quei KPI, allora poi io progetterò il processo tenendo conto del fatto che devo raccogliere quei dati. E bottom up invece ho dei processi che sono come sono e quindi il tipo di processo che ho mi dice che tipo di dati posso eventualmente raccogliere e quindi mi limita il tipo di KPI che posso immaginare. Al netto ovviamente di modificare, reingegnerizzare parti del processo anche proprio per andare, quello che dicevamo prima, il questionario alla fine, la valutazione, è un processo modificato per poter estrarre quel dato. Però è più bello se il dato arriva dal processo stesso che non dalle aggiunte, no? Perché sulle aggiunte si può sempre barare di più, mentre invece il dato di processo, i tempi, i volumi di processo sono più difficili da ingannare. Poi c'è una dimensione che poi riprenderemo più avanti di robustezza, no? Perché questa slide dice il concetto di robustezza dei KPI è lo stesso dei CSF, di Critical Success Factor. Visto che noi i Critical Success Factor non li abbiamo ancora visti, li vediamo dopo, nelle slide erano prima, per cui abbiamo fatto questo switch di argomenti. Il concetto di robustezza lo vediamo dopo, no? Hanno questi attributi di robustezza. E invece l'altra cosa invece che è importante dire sui KPI è il concetto di segmentazione. Allora, segmentazione che cos'è? È la via di mezzo tra avere tutti i dati grezzi e avere un dato solo riassuntivo di tutto l'universo. Allora, è ovvio che è tanto più comodo avere un dato solo, ma poi quel dato da solo non mi dice nulla. Vorrei magari poterlo confrontare, che ne so, su due periodi diversi, su due anni diversi, su due reparti diversi, su canali di distribuzione diversi. Allora, noi abbiamo una marea di dati di basso livello che vogliamo sempre aggregare in un numero molto ridotto di indicatori. Però questo processo di aggregazione dei dati vogliamo poterlo controllare, associando ai vari dati dei vari segmenti, si dicono, o dimensioni, per cui si parla di analisi multidimensionale, e quindi poter intervenire quando aggrego, non aggregare tutti, ma aggregare solamente dimensione per dimensione, segmento per segmento. Ad esempio l'aggregazione nel tempo. Quindi mentre io faccio magari una somma, una media, parliamo di una media aritmetica, che è la cosa più semplice. Posso avere la media di tutti gli ordini, oppure la media del numero di ordini ricevuto in ogni ora della giornata, dalle 0 alle 23. O in ogni mese, da gennaio a dicembre. O per anno, o per giorno della settimana. I dati sono gli stessi, l'elenco degli ordini con il loro orario. L'operazione è la stessa, la media, ma il tipo di segmentazione che faccio è diverso, lavorando nella dimensione del tempo. E qui posso avere molte dimensioni. No? Dimensione organizzativa. Dove vado a vendere per ragioni, cioè la geografia,
dal punto di vista geografico, dal punto di vista di prodotto, di settore. Posso aggregare la singola persona, il singolo dipartimento, il singolo gruppo. Sto pensando a una distribuzione di risorse che viene fatta dalle università. C'è un primo criterio di aggregazione che il Ministero fa sulle varie università, poi le università le fanno tra cioè, le stesse risorse, le risorse che arrivano lo distribuiscono tra i dipartimenti, quindi c'è un livello di aggregazione diverso, i dipartimenti lo distribuiscono tra i gruppi e i professori. Poi il totale fa sempre zero, quindi facciamo in fretta. Per tipo di prodotti, un'azienda ha diverse linee di prodotti e vuole andare a vedere le sue prestazioni, la qualità, l'affidabilità, uno qualunque degli indicatori di cui abbiamo parlato, diviso per tipo di prodotti, per linea di prodotti. Questo cosa vuol dire? Beh, poi se vogliamo finiamo la carrellata, per tipo di segmento di mercato, quindi tipologia di cliente, cliente retail, cliente business, cliente nuovo, cliente ricorrente, no? Tutte queste dimensioni che piacciono tanto a chi segue il mercato, chi segue i clienti. Al momento del processo, quindi andare a capire magari un costo se attribuirlo alla fase di progettazione o alla fase di produzione, se la difettosità è una difettosità di progetto o di produzione, cose di questo genere. Queste sono già più difficili da andare a segmentare a posteriori, perché sono quasi sempre misure diverse, no? Che vado a prendere direttamente nel processo. Oppure aggregare per progetto. Posso aggregare per prodotto o per progetto. Allora, questo cosa vuol dire praticamente? Praticamente vuol dire che quando vado a prendere il dato grezzo, 3 minuti, pensiamo al lead time, tempo di attesa, 3 minuti, questo è il dato. A questo dato però ci devo appiccicare una serie di etichette che dicono l'ora, il giorno, il mese in cui è stato preso questo dato, per poter fare successivamente un'aggregazione per tempo. Il tipo di cliente. Il luogo geografico in cui ci siete il cliente, il tipo di prodotto a cui è relativa questa richiesta, eccetera, eccetera. Cioè aggregare al dato, nel momento in cui registro il dato, perché poi dopo è troppo tardi, una serie di attributi aggiuntivi che sono relativi alle dimensioni rispetto alle quali vorrò essere in grado in futuro di fare delle segmentazioni. Quindi il primo requisito, il dato deve essere colorato, etichettato, con dei metadati che ne descrivono il contesto in cui il dato è nato. Secondo requisito è che poi abbia ovviamente un sistema di elaborazione dei cruscotti che mi permettono in modo molto intuitivo, diretto e veloce di fare queste operazioni, che spesso vengono chiamate di drill down, cioè ho un numero e poi questo numero lo scompongo andando per tempo, andando per regione, eccetera, eccetera. Strumenti di analytics fanno questa cosa qua. No? Poi magari, perché sono anche carini da vedere, quando abbiamo un pochino più di tempo, vi faccio anche qualche demo di alcuni di questi prodotti. No? Ad esempio, uno che è particolarmente famoso, facile da trovare e molto ricco di funzionalità, parlando di analytics, è il Google Analytics, no? Che è quello che fa statistiche di visita di un sito web, che è un buon esempio di possibilità di segmentare in millanta miliardi di modi diversi un dato grezzo che è il click degli utenti. Quindi è un dato solo, però fa vedere le potenzialità di aggregazione. Quindi magari a gennaio spendiamo un po' di tempo a giocarci. Ecco, vabbè, volevo solo farvi vedere ancora in chiusura uno strumento pratico che riassume quanto abbiamo detto. Questo è un esempio tratto dall'anno scorso, quindi non state a vedere cosa c'è scritto dentro, però una griglia nella quale praticamente possiamo annotare i risultati dei nostri ragionamenti sui KPI, che riassume di fatto le caratteristiche che abbiamo appena citato. Quindi
Qui si è definito un KPI di tipo generale o efficienza o qualità, eccetera, e poi la sottocategoria, la descrizione, il nome, in questo caso la descrizione è stata indicata come scopo, il goal del KPI, un simbolo, comodo per usarlo poi nelle formule per fare riferimento, il metodo di calcolo, qui questa griglia, non è una griglia fissa, no? È però un ausilio, qui ha raccontato il metodo a parole e poi ha messo la formula corrispondente, cercando di essere il più formale possibile, per descrivere ciò che era stato calcolato. Interpretazione, questa è un po' grezza, più elevato è, meglio è, a volte si può essere più precisi, no? Deve essere maggiore di e poi se è ancora maggiore meglio, dare delle fasce, no? La chiave di lettura del dato. Però la cosa di base mi serve sapere se deve essere crescente o decrescente. Questo devo saperlo sempre. Poi, se do anche dei range, meglio. Il tipo di scala con cui è stato misurato, in questo caso sono tutte scale assoluta, ratio, ordinale, per i vari indicatori. L'unità di misura in cui è misurato. E la fonte, cioè da quale sottosistema, questo è molto vago ancora, ma noi se abbiamo il processo possiamo dire direttamente da quale activity viene preso quel dato, quell'informazione. Vengono presi, attenzione, i dati che vengono messi dentro la formula. Ovviamente l'indicatore complessivo non ce l'ho misurato dal sistema, ma misuro i vari pezzettini, li metto nella formula, li aggrego statisticamente e mi dà l'indicatore. Però i singoli pezzettini, i singoli elementi, da dove li prendo? Li prendo da questi sistemi. Quindi, a valle di tutto questo ragionamento, ciò che andremo a creare materialmente sarà una griglia di questo genere. La tipica domanda d'esame è, sull'esercizio che avete fatto, eccetera, eccetera, si identifichino o si propongono i tre KPI più significativi relativi al processo X, dove definiamo qual è il processo di cui vi chiediamo i KPI. Quindi se d'esame non vi chiediamo fammeli tutti quelli che hanno senso, ma quelli più significativi, cercando anche di solito di identificare i più significativi per una certa tipologia di utenti, per una certa tipologia di stakeholder, perché quelli più utili per gli utenti, dal punto di vista finanziario sono diversi rispetto a quelli dal punto di vista del cliente e così via. Quindi si chiede non solo di essere in grado di progettarli in modo coerente, ma anche, diciamo così, intuitivamente di selezionare quelli che per voi hanno maggiore rilevanza. Però dobbiamo rimandare a gennaio prima di poterlo fare praticamente su degli esempi. So che non piangete. Buone vacanze a tutti!